Ritratto di Seppia è un romanzo intenso, coinvolgente, grazie alla penna dell'autrice Isabel Allende, che è sinuosa, semplice e allo stesso tempo descrittiva. Isabel Allende racconta la storia di Aurora, una storia particolare, una storia che appassiona gradualmente il lettore, fino a lasciarlo incollato al libro. Aurora del Valle è una bambina inizialmente, che poi pian piano diventa donna, che non conosce la propria identità. Afflitta da incubi notturni, ha come unico punto di riferimento soltanto la nonna Paolina del Valle, una donna anticonformista, una cilena solo nei tratti, perché rispetto alle sue coetanee e alle sue conterranee è totalmente diversa. È imprenditrice di se stessa, è una donna che sa farsi strada nella vita, è una donna tenace e sicura. Una donna che però annienta, annulla il passato di Aurora per proteggerla. E proprio per proteggerla la dà in sposa ad un uomo che in realtà non la ama. Punto nevralgico della storia è proprio l'amore di Aurora per Diego. È una storia che appassiona, è una storia che entusiasma il lettore, perché Aurora ama quest'uomo, lo ama a tal punto da rinunciare a se stessa, da annientarsi. Lui però non ricambia. E nel momento in cui Aurora, attraverso la sua unica passione, la fotografia, scopre il segreto del marito, qualcosa in lei cambia, muta. Aurora riprenderà in mano la sua vita, pian piano, con dolore, ma con tanta tenacia, la stessa tenacia della nonna Paolina. La stessa tenacia dell'altra nonna, Elisa. Grazie ad Elisa e grazie alla macchina fotografica, Aurora riesce a costruire, a disegnare anzi, il suo ritratto di Seppia. Riesce a trovare, ritrovare se stessa. Aurora del Valle scopre se stessa, scopre la propria identità pian piano, gradualmente, in un lungo viaggio, in questo lungo viaggio che è la vita. Ritratto di Seppia di Isabel Allende fa parte di una trilogia che con La figlia della fortuna e La casa degli spiriti, che è il primo romanzo di Isabel Allende, ripercorre vicende di personaggi, soprattutto di donne. Nella Figlia della Fortuna, Isabel Allende racconta la storia di Elisa, la nonna di Aurora. Il ritratto di Seppia, la storia di Aurora. E nella Casa degli Spiriti, la storia di Clara. Le due storie però non sono scritte nell'ordine cronologico in cui poi vengono narrate, ma è una trilogia ideale, tant'è vero che Isabel Allende scrive La Casa degli Spiriti negli anni Ottanta. Le opere della trilogia, le altre opere della trilogia, sono state scritte successivamente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima pausa caffè, che si terrà tra un mese. Grazie a tutti, alla prossima!